Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo atteso tutti questo momento qui davanti alla sede comunale. Arriva il corteo che ha scortato il nostro Sant'Alberto, la statua simbolo di una città che sente di avere una paternità. Anche nelle situazioni più difficili che possiamo vivere, noi siamo certi che Dio ha pensato alla nostra comunità, dandoci la paternità di un uomo che nella semplicità della sua fede, nella profondità del suo amore generoso per i trapanesi e per tutti gli uomini e le donne della nostra regione, ma anche oltre la nostra regione, si è messo a disposizione degli ultimi. La sua preghiera e la sua generosità hanno aperto un solco che ancora oggi ci interessa, al punto che io mi dicevo: ma chi è che spinge questo carro per far arrivare Sant'Alberto per le vie della città fino alla cattedrale? Lo spingiamo tutti, ringraziamo i portatori, ma ringraziamo tutti gli umili, i piccoli, i poveri che credono che questo è un nostro patrono, è un nostro padre. E questa sera il gesto simbolico che viene compiuto dal sindaco, ne ringraziamo il Signore. L'anno scorso eravamo col commissario, quest'anno i cittadini hanno reso possibile questo momento. Ecco, tutto questo è segno di quella paternità di Sant'Alberto che viene esercitata in tanti modi, dal vescovo e dalla chiesa locale in un modo, dalla città, dai suoi amministratori e da ciascuno di voi in un altro, ma complementari. Allora, con questi sentimenti, ora preghiamo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio. Sant'Alberto prega per noi. Eccellenza Reverendissima, Monsignor Vescovo, Signor Sindaco, Popolo Santo di Dio, di questa chiesa di Trapani. Buonasera a tutti. È con gioia che noi affidiamo in questi giorni al centro storico della nostra città la reliquia più importante che abbiamo nell'ordine carmelitano di Sant'Alberto. Questa statua contiene il teschio nella testa. Affidarla al centro storico della città, perché, come ha detto il nostro vescovo, Sant'Alberto, nostro patrono, il primo tra i santi dell'ordine carmelitano, possa ancora farci sentire la sua benevolenza, la sua accoglienza, il suo essere punto di riferimento e per le autorità e per tutti noi, popolo e chiesa di Trapani, perché in lui possiamo trovare un esempio da imitare, perché, come dice la liturgia di oggi, 6 agosto, festa della Trasfigurazione, Trapani, e quindi noi trapanesi, possiamo trasfigurarci come Gesù. Questa nostra città possa ritornare
allo splendore di una vita a misura d'uomo, uomo che cresce nella civiltà dell'amore, come ci diceva il beato Paolo VI. Allora, il gesto di trasportare qui Sant'Alberto, che il signor sindaco compirà di mettere le chiavi come atto di affidamento a colui che il nostro popolo ha voluto come patrono, non è perché si è fatto sempre così, è un gesto che impegna anche la nostra libertà, la nostra volontà, la nostra coscienza di popolo di Dio e di cittadini di questa città, perché solo Dio fa i miracoli. Allora, se noi non collaboriamo con il sindaco, con l'autorità, non sarà mai trasfigurata Trapani, né noi, e non cresceremo nella dimensione di Gesù Cristo. Sant'Alberto, uomo accogliente, uomo che ha testimoniato la paternità di Dio, ci aiuti a crescere nella dimensione dell'uomo nuovo che il Signore, con la sua passione risurrezione, ha donato. Buona festa a tutta la città. Buonasera a tutti, Eccellenza, Priore. Mi piace intanto immaginare che il percorso che la processione dalla Madonna di Sant'Alberto alla Cattedrale abbia anche un altro significato, quello di tenere unita tutta la città, quello di immaginare un territorio dove non ci siano la dimensione dei palazzi e le case della povera gente andando verso est. E dunque immaginare che il santo patrono, padre dei trapanesi e non solo, sia per davvero fino in fondo un messaggio per tutti i trapanesi nel pensare anche che questa casa qui, questo palazzo comunale, è intanto il palazzo di chi sta peggio, partendo dagli ultimi di questa città. Se no non si capisce perché i trapanesi nel tempo hanno scelto questo santo patrono che ha deciso di essere ultimo tra gli ultimi. Seconda cosa, non è forse il momento adatto, è sempre il momento adatto. Questa è la città che è figlia della cultura del mare. E io credo che dobbiamo a poco riscoprire il valore e la storia di essere una comunità figlia di emigranti e di migranti. E imparare a guardare il mare non solo con la bellezza, che può essere anche l'alba che accompagna poi la giornata dura dei pescatori, in questo periodo, anche occasione di ristoro rispetto al caldo, ma anche come occasione di futuro, come occasione di prospettiva, che è la stessa storia del passato. E dunque in questa direzione guardare un po' con occhio più attento alle contraddizioni che quel mare ci porta, così come nella storia del tempo ha portato tanti trapanesi, e non solo per via mare, a andare via da qua. Ultima cosa, la consegna delle chiavi, si diceva bene prima, non è solo affidare per chi è credente, e dunque io rispetto anche chi non lo è, affidare le speranze, le attese della comunità trapanese. È anche un impegno, è anche un impegno che quanti cittadini hanno voluto, e non solo me, il Consiglio Comunale, chi oggi ha l'onore e l'onere di servire questa città, rinnova in termini di impegno e di amore. Dunque a Sant'Alberto affidiamo le chiavi della città, affidiamo le speranze, le attese della nostra comunità, però rinnoviamo anche
un impegno di servizio. Mi piace condividere però questo momento chiedendo anche che assieme a Sant'Alberto, santo patrono e padre dei trapanesi, ci sia anche la benedizione della Madre Celeste che accomuna tutti e che accomuna tutte le città dove Sant'Alberto è riuscito a portare un messaggio di speranza. Buon cammino a tutti noi. Adesso assieme, dopo l'invito fattoci dal priore, dal vescovo, dal signor sindaco, di affidarci al Santo Protettore, assieme vogliamo pregare Sant'Alberto con la preghiera che trovate nel santino che abbiamo distribuito. Assieme. O Dio, Padre della tenerezza e dell'amore, tu che ci hai donato il tuo Figlio Gesù Cristo, che hai effuso per noi il suo sangue, accogli le nostre domande e per l'intercessione di Sant'Alberto concedi a noi, con la salute del corpo e dello spirito, il conforto nella sofferenza, la forza nelle prove, la serenità, la fiducia e la pace. Amen. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Viva Sant'Alberto! Viva! Adesso ci incammineremo verso la cattedrale meditando e pregando Sant'Alberto che ci sostenga nel nostro cammino, sia personale che spirituale che umano e che anche civile e comunitario. Buon cammino a tutti. Andiamo verso la cattedrale.